Ciao a tutti ragazzi! Bentornati nel nuovo video degli N-Style. Oggi ragazzi, può non sembrarlo, però siamo qui per fare un gameplay. Gameplay è ovviamente di One Two Switch, il gioco di casa Nintendo che sta accompagnando appunto la nuova console. Quest'oggi ci cimenteremo su alcuni minigiochi che noi abbiamo ritenuto i più divertenti, i più simpatici e abbiamo deciso di condividere con voi questi momenti. Vi ricordiamo di lasciare un like, iscrivervi al canale e commentare sotto questo video. Io direi di non perdere altro tempo e di iniziare con le sfide. Inizieremo io e Lorenzo subito cimentandoci nel tennis tavolo e iniziamo. Speriamo che vi piaccia ragazzi, perché sicuramente ci divertiremo a farlo. Assicuratevi di avere spazio per muovervi liberamente. Vediamo chi batte. Batte lui. Inizia la partita. Il giocatore a sinistra è al servizio. Iniziamo bene. No, palla veloce. No. Il giocatore a destra è al servizio. Non ho fregato. Ero anche in ritardo. Sì, ma sei un po' in ritardo, ma mi fregato. No, 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 due volte. Oh. Il giocatore a destra è al servizio. Ho già soccombito. Vabbè. Ecco, è scherzinismo. Sì, abbastanza. Le sto perdendo brutalmente. Il giocatore a destra è al servizio. È già un match point. No! Vabbè, la facciamo senza. Insomma, vabbè, complimento, senza storia questa sfida, però di complimentiamoci nella vittoria. Un po' schiacciante. Via, via incapaci, dai, che tocca a me. Per favore. Mi segno io come si gioca qua. Ah, questo ragazzi è un gioco che mi piace particolarmente. Allora, è un semplice duello nel West, nel quale però vedremo che ci sarà il nostro speaker che tenta di trollarci dicendo parole strane. Noi dovremo essere bravi e sparare per prima il nostro avversario. Pronti? Tranello nel West. Sei pronto, Bordi? Ovviamente. Mettetevi faccia a faccia. In posizione. Pronti? Faldone! Fiera! Festa! Fontana! Sì ragazzi, ho vinto! Praticamente, siccome ha detto fontana e non fuoco, lui ha sparato prima di me e avrebbe vinto lui, però siccome la parola era sbagliata ho vinto io. Però, ciononostante, è morto. Vabbè, non dire questo. In ogni caso però il titolo è mio. Ecco, vedi, è perso di proposito, che gentile. Vabbè. E qui bisogna rifarla, ragazzi, perché niente, il mio sfidante vuole la rivincita. Mettetevi faccia a faccia. In posizione. Pronti? Frutta! Fuoco! Vediamo. Di poco però, Dimenti perché eravamo lì. Beh, secoli. E ovviamente è sparato per terra. Molto bene, direi che per questo minigioco si può anche concludere qui. Vediamo cosa vogliono proporci qui i nostri rivali, ecco. Ragazzi, siamo pronti a sputtanarci per bene. Esatto, questo è un gioco dove le figure di merda abbondano, gli sputtanamenti sono al massimo. L'abbiamo sempre provato tra di noi, abbiamo sempre fatto schifo. Sì, perché bisognerà obbedire alla voce femminile e disobbedire alla voce maschile. Vi lasciamo il tutorial. Il contrario a quello che dice la voce maschile. Quindi. Al mio segnale muovete le bandierine nella direzione che. Capito? Al mio segnale muovete le bandierine nella direzione opposta. Io già rido. Faccia a faccia e tenete il Joy-Con in orizzontale. Bene, cominciamo. Ho paura. Anche io. A mamma, aspetta. Giù. Su. Destra.
Destra! Sinistra! Destra! Su! No! Destra! Su! Sinistra! Su! Su! Giù! Destra! Giù! No! Che cazzo, ok, la figura di merda è stata fatta. Destra, su. Destra, su. Sinistra, su. Su, giù. Beh, siamo lì, eh. Giù. Destra, giù. Scherzate di brutto. Penso tipo io di uno. Sì, tu di uno. No, penso sia stato l'ultimo. Sì, l'ultimo, l'ultimo. Ragazzi, questo che play è andato, sono andato malissimo, l'ho perso tutte e due. Cioè, proprio a pleno quest'oggi. E ragazzi, siamo arrivati nel nostro minigioco in cui, beh, mostriamo tutte le nostre abilità. Sono anni, dotti segrete. Esatto, sono anni che andiamo in campagna a mungere le vacche e oggi siamo qui per dimostrare chi è il migliore. Beh, non ci sono tante spiegazioni da fare, si tratterà di chi munge più latte e ha vinto. Davvero contadino, mi metto anche in ginocchio. Faccia a faccia! Pronti? Impugna il joy con il dedo e poi pronti? Via! Guardate le vostre mani mentre mi vedete. Ha le vacche migliori. Vedremo, vedremo. Penso sia la stessa mammella, tra l'altro, perché non c'è un amico. Vediamo chi avrà la meglio, ragazzi. Sì. Eh beh. Qua. Zenda fare. Un picchiere in più. Eh beh. Sì, dai, ci può stare. Ragazzi, siamo qua tutti insieme per l'ultimo minigioco di questo video. Ups. Sto agitando la bottiglia intanto, perché avrete già capito, il gioco consiste nell'avere una bottiglia in mano, agitarla, passarla agli altri e fare in modo che non scoppi nelle proprie mani. Inizio io. Attenzione, quanto foga! Beh. Andiamo piano, no? Perché sennò... Ma è ancora sgasata, dai. Sì, dai. Diamogli qualche bella botta. Sì. Sì, ma è potente. Qua stiamo esagerando, eh. No, non tanto, dai. Tra l'altro, guardate i bordi della maestria, la finestra, la tranquillità. Il tocco con cui... Cioè, proprio sarà abituato. Beh, nell'aprire le bottiglie. Sì. Ho esagerato. Stavo per passare la bottiglia, però ho esagerato. Oggi. Ragazzi, che cosa devo dire? A questo punto adesso versiamo il bicchiere. Grazie. Una bella bevuta, ecco qua. Che buono. Sì, esatto, proprio fantastico. Tipo, mi ricorda molto la Formula 1 quando urlavano. Esatto. Sì, un pochino sì. Molto bene ragazzi, anche il video di questa settimana si è concluso. Fateci sapere cosa ne pensate di questo gioco e soprattutto se volete un altro episodio, magari con delle sfide più a punti, con delle penalità, insomma ne vedremo delle belle. Sta di fatto che a noi questo gioco è piaciuto davvero molto, nonostante insomma le varie critiche riguardo al fatto che è abbastanza limitato, però per le serate in compagnia veramente una cosa eccezionale, ragazzi. Ricordiamo ragazzi di lasciare un bel mi piace sotto questo video e di commentare con i vostri minigiochi preferiti. Ebbene sì, sarete proprio voi a scegliere le nostre sventure e le nostre penitenze. Mi raccomando, commentate e diteci insomma cosa volete farci fare, anche le cose più assurde, basta che non so. Tipo prendere a pugni i bordi. Esatto. Questa qua è ben accetta. Vi ricordiamo ragazzi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutto quello che faremo e iscrivetevi perché abbiamo bisogno di crescere e possiamo farlo solamente grazie a voi. E tra poco ragazzi arrivano le prime opinioni su Zelda, perché è un gioco che abbiamo iniziato, ma dico iniziato, avremmo passato 40 ore, però siamo ancora lì. Cioè, quindi vi diremo cosa per noi è stato Zelda fino ad adesso e poi quando lo finiremo ci sarà il video mega opinione finale, che prima o poi ragazzi riusciremo a finire Zelda e quindi quel video arriverà. Vi posso dire che per adesso ci sta piacendo davvero davvero tanto. Tieno! Fontana! Ferie!
sweet, you wouldn't believe. And I get more ass than a